Buongiorno FT Online. Borsa italiana in moderato rialzo. Questa mattina abbiamo il nostro FUZIMIB, infatti, eh, che cresce dello eh, 0,34%. Siamo intorno ai 19.640 punti. Una situazione grafica mh, di stallo sostanzialmente, che eh, vede appunto l'indice mantenersi al di sotto della linea di tendenza che parte dai minimi del mh, 13 di dicembre linea che come vediamo qui era stata eh, violata a ribasso il 28 dicembre e da allora ha sempre funzionato come resistenza, toccata l'ultima volta dai massimi di ieri pomeriggio e in questo momento in transito in eh, area 19.820 punti. Solo al di sopra di quei livelli avremo un segnale di forza che ci permetterebbe di eh, sperare nel ritorno in area 20.000. In caso contrario c'è il rischio di una ricopertura del gap rialzista che i prezzi avevano lasciato e ieri in avvio, praticamente già eh, avvenuta questa mattina, manca ancora una manciata dei punti prima di scendere a 19.555, dove c'è appunto la base del GAP. Ci sono alcuni titoli che comunque sono interessanti, magari titoli <coughs> minori, nel senso che sono al di fuori del FUZIMIB, ma che sicuramente sono da seguire con attenzione. Uno di questi è sicuramente Fincantieri. Questa mattina. Il rialzo del 2,5% dopo un'accelerazione rialzista ieri, che ha permesso il superamento del lato alto del canale che parte dai minimi del mese di febbraio dello scorso anno. Sappiamo che la rottura del lato alto di un canale è un segnale di forza notevole, che implica accelerazione nel tasso di crescita del trend. Vediamo che in coincidenza del lato alto del canale c'era anche il 38,2% di ritracciamento in ribasso dai massimi dell'aprile del 2015. A questo punto è ipotizzabile il proseguimento dell'ascesa verso il target che è dato dal raddoppio del canale, quindi finire a 0,60 con resistenza intermedia sul 50% di retracement che si colloca a 0,56 Euro circa. Solo se dovessimo ritornare a questo punto al di sotto di area 0,48 ci sarebbe un rischio di eh, correzione del recente rialzo da non sottovalutare la presenza di questo gap lasciato aperto il 20 di dicembre con una base a 0,4285 comunque riteniamo che si possa mantenere un atteggiamento rialzista per i target indicati che come abbiamo detto si estendono fino almeno all'area 0,60-0,60-50 a patto di proteggere le posizioni con uno stop da attivare subito al di sotto dei 0,48 euro bene anche i towers questa mattina siamo a 51,70 resistenza a 51,90 dove si collocano i massimi di inizio anno Graficamente il titolo è interessante, ci sono stati infatti alcuni segnali di forza che eh, lasciano presumere un proseguimento della fase crescente, non ultimo la rottura di questa linea di tendenza che era di fatto il lato superiore del canale eh, ribassista che partiva dai massimi del anzi dal doppio massimo del dicembre del 2015. Abbiamo quindi una situazione Potenzialmente ancora molto interessante le oscillazioni che il titolo ha disegnato dai minimi di giugno dello scorso anno. Possono essere considerate un doppio minimo, anche se qui in realtà, nel, nella seduta del 18 novembre, i prezzi sono scesi leggermente al di sotto dei minimi di giugno e di luglio. Ma di fatto, in ogni caso, questo può essere considerato una bella base dalla quale eh, proseguire con la fase rialzista. Unico dubbio la eh, situazione di eh, ipercomprato che si è venuta a creare a causa della velocità della. Eh, recente salita, situazione di percomprato, qui vediamo l'RSI a 14 giorni, che potrebbe dare luogo a correzioni, nella mh, condizione attuale però riteniamo che un eventuale ripiegamento sarebbe da considerare come un'occasione d'acquisto, quindi se dovessimo ritornare con i prezzi intorno ai 50 Euro, penso che si possano ipotizzare appunto eh, nuovi ingressi a rialzo, da entrare a rialzo sicuramente anche al di sopra del 61,8% ritracciamento del ribasso dai massimi del dicembre del 2015, al di sopra di questa resistenza, quindi al di sopra dell'area 5250, possibile eh, il tentativo di recuperare proprio in area 60 euro. Quindi positivi, magari <coughs> nel brevissimo attendere o la rottura del 5250, o movimenti in area 50 o anche mezzo prima di entrare sul titolo, ma eh, un um, grafico sicuramente da tenere molto, molto eh, controllato. In ultimo Danieli che questa mattina è leggera flessione ma eh, abbiamo ancora una volta una situazione grafica estremamente interessante, il titolo ha tentato nelle ultime sedute il superamento dei massimi dello scorso anno che erano stati toccati a aprile del 2016 appunto a 20,12 euro, la eh, seduta di ieri ha visto la chiusura a 20,35 quindi al di sopra della resistenza, anche oggi siamo al di sopra di quei livelli. Direi che anche se, ci, se andremo in conto ad una fase di assestamento, quindi non è necessariamente immediato il proseguimento del rialzo, eh, il segnale che è stato inviato ieri dai prezzi è eh, molto interessante e dovrebbe presumere presumibilmente lasciare spazio almeno al test del lato alto di questo canale <coughs> che transita in area eh, 21.73-21.75. Vediamo che c'è anche questo gap ribassista che i prezzi avevano lasciato aperto il 15 di maggio del 2015 con un lato superiore a eh, 21,87, quindi fino in prossimità dei 22 euro il titolo dovrebbe avere la forza per salire, solo se dovessimo ridiscendere a questo punto al di sotto dei massimi che erano stati toccati nel mese di settembre a 19,27, 19,25, solo in caso di discesa di sotto di quei livelli eh, perderebbe l'interesse almeno per quello che riguarda il breve termine lo scenario rialzista <coughs> e sarebbe opportuno in quel caso neutralizzare eventuali posizioni in acquisto esistenti. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il consueto commento giornaliero. Grazie.